Amici di Open Wrestling TV, benvenuti a tutti, buonasera e benvenuti al Big Red Machine, il programma dedicato interamente a Monday Nitro e a quello che è accaduto nella puntata settimanale. Non avete un abbaglio, non vedete i soliti conduttori perché hanno dato forfè, l'hanno fatto apposta, non l'hanno fatto apposta, chi lo sa, ma hanno tirato dentro e quindi la mia prima conduzione, spero abbiate pietà se sbaglierò qualche cosa. Ma fortunatamente non sarò da solo, anzi, avrò due fidatissimi colleghi che ormai sono parte integrante dello show. E allora diamo il benvenuto a Chris, Miss 1000. Buonasera a tutti. Buonasera Ciao Chris. Fabio. Ciao, grazie Parti della bene con la compagnia. fiducia, eh? Grazie della compagnia e del supporto, innanzitutto. Ovvio, ovvio. E poi, beh, non può mancare. Io ho fatto la prima diretta con lui e quindi stasera, che per me è una sera speciale, sono contento che sia con me un grande campione, Big Time Stay! Ciao Fabio, ciao Cri, è un onore essere qua in questa puntata dir poco storica perché condotta da te, insomma, facciamo parte della storia qua e quelli che ci stanno guardando. Proviamo a fare la storia. Intanto salutiamo anche tutti i presenti, Mago Merlino. E poi c'è il chairman, grazie, grazie. Prima di fare le congratulazioni, vediamo come va. E poi, insomma, DK, davvero siete in tanti, insomma. Anzi, qua vedo che ne avete anche già parlato al Site of Slam, quindi, insomma, bene, bene, sono stato debitamente annunciato. Allora, direi di partire, se siete d'accordo, un pochino, dunque, una puntata di Raw, che almeno io vi chiedo poi un parere anche a voi. Personalmente l'ho trovata un passetto indietro rispetto a quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Va detto che la settimana scorsa, a mio modo di vedere, è stata veramente una delle puntate migliori, forse dell'anno addirittura, quindi era difficile mantenersi sugli stessi livelli, forse non lo si può pretendere. Triple H aveva il Covid, ma c'entrava pure quello, non lo so. Però poi in generale, cosa vi è piaciuto, cosa no e cosa ne pensate di questa puntata? E partiamo da Chris, poi andiamo avanti. Allora, come commentavamo prima tra di noi, l'ho trovata un po' pesantina, cioè c'era tanto, ma alla fine di significante non c'era un granché. Si sono aperte delle nuove strade che già prevedevamo per Crown Jewel che sarà tra 2 settimane. E al di là di questo non c'è stato granché né di lottato né di parlato. Però ecco, tutto sommato è stata una puntata coerente con il filone che ha preso ultimamente la WWE da quando c'è Triple H al timone e ha fatto vedere anche delle belle cose, nulla di trascendentale, ma comunque belle. Allora, secondo me, da quando è iniziata l'era di Triple H, questa è stata la puntata più debole. Non brutta, perché comunque la strada per Crown Jewel è iniziata anche abbastanza bene, in modo coerente. Però è stata una puntata, secondo me, non brutta, nemmeno bella, è semplicemente esistita. Perché non c'è stato nulla di eccezionale. Lottato, che di solito era il fiore all'occhiello di Raw, questa settimana è stato abbastanza fiacco. Anche se il main event non è stato niente male, e il resto ci sono alcune cose che non mi sono piaciute affatto, però magari a caldo è un giudizio negativo, però magari alla lunga posso ricredermi. Comunque poi ne parleremo. Chris giustamente sottolinea che ci sono stati un po' di ritorni, in effetti, Ritorni. sì. In effetti devo dire che la mia impressione è stata un po' quella di uno show dove per poterlo riempire di qualcosa di cui parlare sono state buttate dentro un po' di cose spot che hanno riguardato appunto lottatori che magari erano un po' fuori dalle scene, cercando un po' un piccolo effetto sorpresa che però, a mio parere, non so se per il pubblico non particolarmente coinvolgente, oppure proprio per la tipologia di ritorni e di comparsate non hanno poi preso così tanto. E il chairman qua si porta avanti e dice: io non ho proprio voluto parlare di Dominic che pinna AJ Styles. Secondo me ci sta, cioè, ok, AJ Styles che perde da Dominic, però comunque
qualche modo devi elevarlo, Dominic. Proprio contro uno col palmarès di AJ Styles, dai, si fa sanguinare il cuore, Beh, perdonami. tanto come dico sempre, purtroppo AJ è nella fase verso chiusura di carriera, quindi non Sì, gliene frega però molto. Dominic è una pippa fotonica, perdonami. Sì, Beh, Pippa no, però è molto, può molto migliorare, secondo Peggiorare è difficile, secondo me. Sì, no, ora poi ne parleremo magari un po' più approfonditamente dopo, però effettivamente quello è stato un po', io credo, no? L'avvenimento che ha fatto un po' più rumore anche sui social, perché insomma, ai noi la contrapposizione era forte, no? Quindi era anche difficile uscirne bene da quel match lì. Addirittura il buon Adam Cole ironizza su e dice: attenzione, Re, qui Dominic si fa strada. E insomma, vabbè. Dominic è stato, cioè, c'è un'altra cosa per cui mi è venuto in mente Dominic, oltre ai segmenti in cui è stato coinvolto, però ne parliamo dopo. Io stavo guardando anche un'altra cosa che diceva di che, e su questo forse sono d'accordo. Per me è stata una puntata un po' debole, soprattutto nel lottato. Rispetto ad altre puntate, comunque Triple H aveva abituato sempre a tanta qualità sul ring. Non che non ce ne sia stata, però l'unico match che veramente ha spiccato è stato il main event, no? Un pochino per qualità. Anche lì, poi, nel senso, non tutto è filato liscio, poi magari ne parleremo, però non so se siete d'accordo, ma match un po' più corti, forse l'unico lungo è stato quello meno accattivante, almeno a mio parere. Insomma, un po' meno lottato e un po' più di segmenti extra ring, non so, forse anche quello non ha aiutato. Sì, Sì, diciamo concordo. che a metà strada tra un pay per view e l'altro anche ci sta questa fase un pochettino più bassa. Però ecco, veramente siamo passati dal top alla metà classifica, diciamo. Che proprio c'è stato uno stravolgimento incredibile rispetto alle puntate che abbiamo visto finora. Bello, sì, però abbiamo visto di molto meglio. Di molto meglio. Bene, bene, bene. Ok, allora se siete d'accordo partiamo un po' con una review punto per punto di quello che è successo. Io il primo titolo che ho pensato è questo, Lashley's on Fire, perché tanto, vabbè, l'inizio l'ho trovato piuttosto dinamico. Lashley è già sul ring, senza neanche di fatto avere la sigla di inizio puntata e non bada tanto a giri di parole, chiama sul ring. Il buon Lesnar per un confronto che poi si consuma immediatamente in un accesissimo scontro che personalmente ho trovato anche abbastanza sorprendente, nel senso che abbiamo visto un Lashley grintoso che ha messo subito all'angolo il buon Lesnar e di fatto Lesnar è uscito un po' con le ossa rotte da questo scontro. Voi come l'avete vissuto? Io l'ho trovato un inizio molto promettente di puntata, poi il calo secondo me c'è stato successivamente. Vuoi cominciare te, stavolta cambiamo un po' l'ordine. Ok, no, beh, inizio scoppiettante, non c'era modo migliore di aprire la puntata, però comunque Lashley, come hai detto tu, non ha fatto un promo come accadeva spesso a inizio puntata di Raw di 20 minuti in cui minacciava e poi prima che arrivasse l'altro ci voleva un po'. Semplicemente ha detto io voglio combattere, vieni qua, meniamoci. E è accaduto questo, è stata una rissa molto bella, molto impattante e ha funzionato col pubblico. Vediamo ora che succederà con questi due, perché comunque è una cosa molto bella è che nessuno dei due è face il tutti e due twinner, sono due omoni che si vogliono semplicemente menare. Spero che stavolta senza fattori esterni tipo infortuni, perché Lashley nell'ultimo match con Lesnar si era slogato la spalla, se non ricordo male. E magari con l'aggiunta di una stipulazione, perché il match è stato ufficializzato, però sinceramente farei anche un Holds Barred, così almeno hai la possibilità di vedere schianti sul tavolo, balauste rotte, eccetera, senza per forza dover stare alle regole. Però diciamo, inizio migliore non poteva esserci però. Cri?
Sì, sono d'accordo anche nell'ottica di Crown Jewel per il match che disputeranno appunto questi due, che appunto spero anch'io che sia qualcosa di più di due armadi che se le danno così fine a se stesso, metterci un po' di pepe con una stipulazione un pochettino più pesante, tra virgolette, ci potrebbe stare, potrebbe vivacizzare molto. Anche se dal momento che l'ultimo match di Lesnar è stato un cos'era? Un Last man standing, Last Man Standing, ok, col grazie. trattore. Sì, con la ruspa, bellissimo. E peccato che hanno cancellato Day One, sembra che abbiano cancellato Day One, altrimenti poteva tornare a prendersela ad Atlanta. Però comunque sì, spero che la vivacizzino un po' con una stipulazione, appunto come dicevi tu, Ste, che le premesse sono buone, vanno entrambi oltre al semplice personaggio, al semplice essere grossi, ed è giusto anche valorizzarlo, visto che già avremo la nostra buona parte di immobilismo. Con gli altri due di SmackDown che non voglio nominare. Roba loro. Roba loro, roba del blueprint, visto che Alan ci tiene tanto. Esatto, non è più roba nostra, ma in realtà sono d'accordo con voi, nel senso, qui il discorso è un pochino, secondo me, da capire cosa veramente interessa di questo match. Io ricordo che quando hanno fatto il primo incontro, io ero uno dei, non dei tantissimi, che era interessato a vedere questo match, un po' perché Lashley lo voleva da tempo in memoria, un po' perché era un inedito. Adesso diciamo che ce lo ripropongono in forma non inedita e al momento di fatto non hanno messo alcuna storia dietro il match, cioè almeno per come ho percepito io queste puntate, cioè l'hanno buttata molto sullo scontro fisico senza dare una connotazione specifica, no? E questo potrebbe essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio, nel senso che se un match one spot da fare in Arabia, perché comunque lì sappiamo che certe contese tirano più di altre, può andare bene, esatto, la grana. Soprattutto se lo fai molto duro, magari come diceva anche Ste, un po', con un po' di violenza aggiuntiva, butti dentro un match duro e puro e finisce lì. Altrimenti rischia un po', secondo me, di perdere di interesse, no? Anche non essendoci una vera e propria storia approfondita dietro. E Ma infatti. secondo me, contando che la WWE adesso fa molta più attenzione ai dettagli, non sarei sorpreso se settimana prossima, comunque prima di Crown Jewel, uno dei due poi va a dire, guarda che, anzi Lesnar più che altro, tu mi hai costato il titolo alla Royal Rumble e Lesnar va a dire, tu hai vinto il titolo WWE nella Chamber, però io ero infortunato e sono andato via. Sì, volendo si potrebbe costruire effettivamente un po' più di contorno, no? E, da 0 a 10 quanto lo aspettate questo match? 6 e mezzo. Teste? 7,5, perché comunque secondo me gli altri due scontri, quello della Rumble mi ricordo che non fu niente male, anche se fu poi risolto in modo abbastanza sporco col tradimento di Heyman, eccetera. Però secondo me se rimane senza fattori esterni, appunto, potrebbe essere molto divertente. Poi comunque Lesnar comunque molto motivato da quando ha questo personaggio del cowboy e Lashley comunque in un periodo di forma molto, molto interessante. Poi sono entrambi molto over con il pubblico, quindi. Sì, Assolutamente. Poi c'è tra l'altro questo. bello che vedere che Lesnar è tornato in una faida non per il titolo massimo. Bravo, guarda, mi hai anticipato. Stavo proprio per dire che c'è anche questo elemento di marginalità, se così lo possiamo definire, di Lesnar, perché effettivamente almeno io, sia questa puntata che la puntata scorsa, ho avuto come la sensazione che volessero centrare l'attenzione su altro. Nonostante sia stato un inizio forte. E Chris ci dice, magari dopo 3 sconfitte con Roman Reigns, Lesnar avrà anche bisogno di una vittoria, in effetti sì. Sì, penso che vinca Lesnar. Avrebbe anche, diciamo che non credo che sarebbe una sconfitta così drammatica per Lashley, no? Visto la contesa e lo sfidante, ovviamente. Va bene, se ci siamo detti un po' tutto, direi, no? Su questo inizio scoppiettante, perché no?
E allora passiamo al secondo, alla seconda, al secondo, in realtà al primo match della puntata, che poi si è, diciamo, io ho allargato un po' il concetto, no? Nel senso che il match era tra gli OC e l'Alpha Academy. Un buon match a mio modo di vedere, la vittoria è arrivata via pin su Gable da parte tramite la Magic Killer, vittoria degli OC che si presentano quindi in WWE con, nel loro primo match con una vittoria. E poi c'è il faccia a faccia dopo il match col Judgment Day, c'è Finn Balor che ironizza, dice che il club l'ha creato lui, quindi così come l'ha creato lo può distruggere. La risposta di AJ Styles fa riferimento comunque alla mamma Rhea Ripley e ai bambinoni che sono con lei. Questa è una cosa che mi ha fatto sorridere. Poi c'è stata la sfida lanciata anche qui per Crown Jewel. Voi avete trovato, io tanto il match l'avevo trovato abbastanza da puntata settimanale, molto breve, tra l'altro, mi pare 5 minuti sia durato, poco più. Voi vi è piaciuto il match, ma soprattutto la sfida, come la vedete questa sfida tra Ossi e Judgment Day, che era già un po' prevedibile già dalla settimana scorsa? Cri? Sì, allora come match appunto è stato un buon opener perché comunque l'Alpha Academy è una garanzia di per sé e stessa cosa sono gli OC, quindi è stato quello che doveva essere. Giustamente la rivalità si sta allargando in previsione di Crown Jewel e non lo so, Judgment Day lo vedo sempre continuamente in bilico tra il tentativo di crescere e il tentativo di non sprofondare. Perché comunque sembra che il Judgment Day possa fare qualsiasi cosa vuole, anche le cose più belle e più strabilianti dell'intero show, però il perno fisso rimane sempre Rhea Ripley. Mai una volta che ci si focalizzi su Finn Balor, su Damien Priest, vabbè, ci si focalizza un po' più su Dominic in modo meno lusinghiero magari. Però comunque al di là del fatto che è sempre determinante Rhea Ripley, c'è poco da raccontare sul Judgment Day. Che sul ring siano dei buoni wrestler, cioè questo lo sappiamo già da tempo, anche visti singolarmente, sia Finn Balor che Damian Priest sono dei validissimi atleti. Però di storia non ne raccontano, secondo me. Allora, il match è stato normale. Tra l'altro, Alpha Academy sempre più calati nel ruolo di coloro che introducono i nuovi wrestler, perché abbiamo avuto anche il primo match di Johnny Gargano da quando è tornato con gli Alpha Academy. Vittoria scontatissima degli OC. Io, ripeto, non c'ero la settimana scorsa, però continuo a non percepire l'interesse dopo tutto questo tempo per Luke Gallows e Karl Anderson, perché io sarò cattivo, ma non è più il 2000, 2015, 2016 che erano super over, ma hanno anche quel trend è anche passato, secondo me. Non del Bullet Club, ma di loro due nello specifico. La faida mi sta prendendo molto perché comunque il Judgment Day sta venendo su bene. Mancano delle cinture a loro. Però penso sia il prossimo step, magari andare verso il titolo US o titoli di coppia, che però sono comunque molto difficili da conquistare perché hai gli Usos e Seth Rollins. Però comunque è una faida molto interessante quella con gli UC. Spero vinca il Judgment Day perché non vedo quale sarebbe il vantaggio di una vittoria degli UC. Non penso nemmeno che sta faida vada addirittura nel War Games, perché sarebbe secondo me troppo. Nei War Games devono andarci altra gente. E boh, vediamo che succede. Comunque, una faida, forse è la faida migliore che hanno nel mid-carding attualmente. Sì, devo dire che io la settimana scorsa avevo detto che intravedevo una crescita, una ripartenza per Judgment Day, invece mi trovo un po' più d'accordo con Cree, nel senso che questa settimana mi è parso che, no, non che abbiano fatto un passo indietro, perché poi in realtà,
Si vede anche che si impegnano. Io notavo, soprattutto durante il match di cui parleremo poi dopo tra AJ e Dominic, che ad esempio anche Rhea era molto coinvolta. Vedi che c'è una partecipazione, una voglia di fare, però vivono sempre un po' in quel limbo, forse perché hanno anche delle rivalità che, come diceva Ste, non coinvolgono titoli e quindi rischiano di rimanere un po' nel secondario, no? Nel dare pochi sviluppi alla fine, e Beh, no, questo. questo non è detto, comunque, perché ci sono tante altre faide che non coinvolgono i titoli, però sono delle rivalità anche belle da vedere. Io mi chiedo Quindi. anche che fine hanno fatto Edge e Beth Phoenix, perché io pensavo che ci sarebbe stata una continuazione non tanto con Edge, ma con Beth. Invece Sì, è sono vero. finiti. Anzi, forse quello era uno degli sviluppi più interessanti che avrebbero potuto portare avanti dall'I Quit Match, tanto discusso, ne abbiamo parlato qua, Ste, forse non c'eri, di come sia stato un po' divisivo, no? A livello di qualità, c'è chi l'ha adorato, chi l'ha odiato, però quello che è successo alla fine di quel match poteva portare a una situazione che riguardasse Ria anche in singolo, perché al momento sembra un po' sprecata Ria, cioè bravissima nel contestualizzare il Judgment Day, però forse dovremmo rivedere un pochino il ring. È tornata a lottare negli house show, a quanto pare, quindi un buon segnale. Speriamo che sia il primo Considerando i passo. problemi al cuore, la commozione cerebrale, tutto quanto, è un buon segnale, sì. Bene, qui Chris ci dice che secondo lui vinceranno gli USI. In effetti, anche sul risultato del pay-per-view, nel pay-per-view, cioè, Judgment Day non avrebbe bisogno di essere sconfitto, però al tempo stesso gli USI con i nuovi innesti, perdere subito. Però vabbè, sono Carl, con tutto rispetto, ma sono Carl Anderson e Luke Gallows, che mi ricordo quando erano in WWE, comunque le prendevano quasi ogni settimana, cioè all'inizio no, però a un certo punto le prendevano quasi ogni settimana, dopo, cioè basti vedere il Last Ride, sì, il Boneyard, prese completamente, distrutti completamente l'Undertaker. Sì, questo sì. Chris ci dice, ha ragione, adesso io Ah sì, è stavo, vero. che domani, ah, anzi stanotte direi, sì, Rhea lotterà, quindi quantomeno, come dicevate voi, i segnali positivi per il suo ritorno ci sono. Chris sempre ci dice, beh, però magari nella Road to WrestleMania, chissà, riprendere questa rivalità Rhea Ripley da Phoenix potrebbe essere anche un'idea. Lo scenario di WrestleMania potrebbe essere effettivamente un buon scenario, però vorrebbe dire avere Rhea lontana dal titolo, direi. E poi magari la Sta. chiudi con, anche se non sono molto, diciamo, esaltato dall'idea di vedere ancora Edge col Judgment Day. Sì, quello un po' stufato, eh. Anche perché se pensiamo che sarà l'ultima run probabilmente di Edge. L'ultima WrestleMania. Perdere così tanto tempo, non perdere, perché poi vabbè, forse perdere è anche un po' cattivo, però insomma direi che di tempo al Judgment Day ne ha dedicato parecchio. Ricordate, Forse perché se deve essere il tour d'addio, cioè Finn Balor l'ha già affrontato, piuttosto si prenda qualcun altro. Kevin Owens, tanto per buttarne uno. Bene, bene. E allora direi di andare avanti e passiamo al primo vero e proprio promo della serata che poi si aggancia, no, al main event, a quello che è successo nel main event. C'è stato, insomma, il buon Seth Rollins agghindato in maniera, non so, forse Big Bang Ste sarà, non so se è d'accordo, ma a mio parere Ma c'è io molto. adoro il suo stile, infatti Lo so. ogni tanto quando vado a prendere i miei vestiti spero sempre di trovare qualcosa che, ovviamente non con gli stessi prezzi, perché sennò c'è da vendersi metà corpo, no, ma tipo qualcosa di che possa un po' ricordare lui, ovvio, non posso essere come lui, sono anche meglio, no, vabbè, però comunque sì, sempre. Sempre bello vedere Rollins conciato così. Sì, quegli occhiali un po' agghiaccianti, quelle scarpe un po' zebrate, forse per quello che ti piacevano. Però, insomma, dai, va bene, comunque è entrato, promo abbastanza classico, nel senso che ha elogiato se stesso, la vittoria del titolo, se l'è presa con quelli che non lo appoggiano, e ha avuto un mezzo margine di approvazione per il pubblico, per quello che canta la sua team song. Dopodiché
Insomma, ha trovato qualche scusa, abbastanza, promo abbastanza tipico dell'Ilve, no? Per la sconfitta contro Riddle in quegli Extreme Rules, che non è stato interrotto da Mustafa Ali. E qui è stato, questo non lo si può forse considerare un ritorno, perché in realtà Mustafa Ali era già, dal ritorno di Triple H, era già un po' rientrato nel giro, però è stato un coinvolgimento più centrale nella puntata, cioè non un segmento secondario. Avevamo visto il match con Lashley, che già era stato un preannuncio, tra l'altro un ottimo match a mio parere, era stato. Sì. E qui c'è stato, diciamo, una dinamica in più, c'è stato un faccia a faccia, si è arrivati anche alla collusione che ha visto avere la meglio Seth Rollins. Voi cosa ne pensate di questo riportare in auge Mustafa Ali, che il buon Carlo qua fa una battuta degna di Big Time Stay, Mustafa che sta a Lima, non qui, e direi che la tolgo subito, così ce la Ali dimentichiamo. Baba e 40 ladroni. Andiamo avanti, tanto qua, insomma, sempre peggio. Ma cosa ne pensate voi, cioè, della gestione di Ali e di questa sua integrazione? Tanto Sami Zayn dice la vera novità con la gestione di Triple H, che differenza con quello che era fino a qualche mese fa, infatti, è proprio quello che stavamo introducendo. Vuoi dire tu, Stella, tua? Allora, io sono molto contento del, diciamo, di aver che abbiano riportato nel giro Ali. Non penso che vinca il titolo Stati Uniti, però comunque avversari di transizione come lui van benissimo, perché comunque sono in grado di garantire un ottimo match. Poi lui fa benissimo il ruolo dell'underdog, lo si è visto con Lashley. Ieri ha legittimato il suo essere number one contender, perché è stato appunto. Lui aveva in effetti una title shot da sfruttare. La cosa che mi ha fatto più ridere è che a un certo punto Rollins sembrava stesse andando fuori, diciamo, fuori personaggio, perché ha detto: tu sei una brava persona, un grande padre, un grande essere umano. Poi, boom, pugno, e lo ha menato. E diciamo che quello che a volte un po' manca negli heel attuali, ovvero proprio essere delle persone abbastanza disgustose, e Rollins in quel momento lo è stato. E quindi mi è piaciuto molto il segmento. Poi, vabbè, di Ali nel main event ne parliamo dopo, però comunque non penso che abbiano grandi piani per lui come vittorie importanti, eccetera. Però comunque già il fatto di costruire un mid-carding credibile fa bene, va benissimo. Sì, esatto. Tra l'altro, Ste, poi passo la parola alla Cri, tu già avevi notato questo atteggiamento sgradevole di Rollins, no? Quando qualche mese fa aveva attaccato, adesso mi sfugge, però mi ricordo che tu avevi già fatto questa considerazione. Era stato, mi pare, quando aveva attaccato un rientrante, adesso non mi ricordo. Ah, Cody Rhodes. Ah sì, con Esatto, dopo, quando diciamo aveva l'ematoma, no? Ha avuto quell'attacco cattivissimo, e tu già avevi notato questo atteggiamento molto ripugnante. Ma anche poi quando nella faida con Riddle, che ha citato la moglie divorziata. Esatto. Sì, perché parlano spesso della questione della custodia dei figli di Riddle, è abbastanza schifosa come cosa. Non, Allora, se cioè. ne hanno parlato in onda, vuol dire che quantomeno erano d'accordo tutti e due. Ma sì, sono d'accordissimo su questo, altrimenti non sarebbe uscita questa cosa. Però ecco, la trovo Sì, comunque una cosa sgradevole. simile. Sono cose personali, private, che al popolo non gliene deve fregare niente, ecco. Allora sono d'accordo un po'. Qua Chris però va a dire, guarda che però fu Matrido il primo a citare la moglie dell'altro, quindi Però Becky la vediamo. sì. Sì, diciamo che era un po' diverso il tipo di città. Certo, quello sicuramente. E soprattutto Becky è una persona adulta. Comunque, sì, tornando in tema, devo dire che mi piace questa run che stanno dando a Mustafa Ali. E non mi stupirei se arrivassero ad un match per Crown Jewel, dal Anch'io. momento che ancora Probabile. non c'è nessun impegno ufficiale. Non mi stupirei. Tra l'altro è stata molto bella la parte finale del confronto che hanno avuto sul ring, quando Mustafa Ali, appunto, ha guardato dritto in faccia Rollins, gli ha detto: tu sarai anche Seth dannato Rollins, ma io sono il tuo nuovo dannato problema. Quella è stata una parte molto carina. E lascia presagire qualcosa di buono, dai.
Logicamente non vincerà il titolo, però è un buon intermezzo, Sì, almeno poi. anche se vede qualche faccia nuova nei giri titolati. Fino adesso abbiamo visto sempre la stessa gente, ben venga qualcuno di E nuovo. poi Mustafa Ali comunque avvantaggiato per le sue origini arabe e quindi calza Sì. pennello con il prossimo pay-per-view. Esatto. Sono quegli aspetti che chiaramente in WWE controllano molto, guardano molto. Ancora oggi nella chat si discuteva, sì, però non è esattamente arabo, però diciamo che in questi casi si va un po' più per area geografica, dai, si estende un po' il concetto, però alla fine puntano anche su questo elemento che ci sta, perché poi bene o male è più facile che sia tifato e che ci sia un traino. Io tra Dobbiamo l'altro... mandargli anche Mansoir. Quello probabilmente lo fucilano se si presenta così, ma no, quello che io trovo un attimino da vedere lì è cosa poi succederà dopo con Ali. Però i presupposti sono positivi, perché è anche importante, a mio modo di vedere, preparare qualcuno per il futuro, no? Cosa che non hanno fatto in passato. Pensiamo ad esempio alla gestione di Reigns. Quindi ben venga che lentamente in spazi secondari si faccia crescere qualche lottatore, anche come test, come tentativo. Non è detto che vada a buon fine, però perché no? E giustamente Carlo dice però, occhio, perché forse ci tocca pure quel pippone di Elias. Poi qui sul pippone magari non tutti sono Vabbè, d'accordo. almeno se fanno un match a più persone è innocuo. Sì. Ci può stare, si potrebbe prendere il pin anche se sembra appena arrivato. Comunque non sono così sicuro che ce lo vedremo anche lui nel match. Non Vedremo. credo. Ciao Mauri, tanto. E bene, bene, ma tanto torneremo, avremo modo di tornare su Mustafa Ali nel main event. Quindi passerei direttamente al primo segmento che ha visto coinvolte le donne in quel di Raw. E trovo che nelle ultime puntate, anche forse la puntata scorsa, questa sicuramente il wrestling femminile sia stato un pochino in secondo piano rispetto magari a qualche puntata fa. È venuto fuori questo match tra Damage Control e Bianca e Candice, un match che è stato piuttosto lentino. Io l'ho trovato un match abbastanza nella media, match da puntata settimanale, però quei match di cui poi fondamentalmente non si ricorda molto. E c'è stato, vabbè, il pin è andato su Candice, che la settimana scorsa invece aveva sorprendentemente vinto contro Bayley. Però al di là di questi dettagli tecnici, la vittoria vale Damage Control, che si rinforzano un po' e diciamo confermano il loro status almeno per i titoli femminili di coppia, e rilanciano una Bayley, anche detta Pamelona, nelle nostre chat di Open Wrestling, dove che la prossima settimana proprio a Raw avrà la sua opportunità titolata. No, forse non è titolata, no, non ho Non è visto il titolata. titolo. Allora, nella corsa per arrivare in tempo alla live, mi Ma si poi trova. magari mi sono. Beh, vado a controllare un attimo No, se. ma guarda, più facile, lo dice anche Carlo, non è titolata. Però Allora mi sicuramente ricordavo bene. un'occasione, però, no? Per Bayley. Cosa ne pensate? Sì, diciamo che sostanzialmente mantiene il focus sulla sfida con la S maiuscola, che è appunto quella tra Bianca e Belair e Bayley per il titolo, perché giustamente Bayley avrà un'altra occasione per il titolo e dubito che questa volta fallirà, sarebbe una scemenza farla fallire. Come match di per sé è stato sì, normale, niente di memorabile. Appunto, ha rispettato quello che era il suo scopo, ovvero mantenere alta l'attenzione sulla questione tra Belair e Bayley, perché è finito come è finito proprio per via della Interferenza. scaramuccia tra Bayley e Bianca Belair. Giusto, giusto. Ste, tanto facevo passare due messaggi sull'argomento, perché qua si disquisisce anche un po' sul ruolo di Candice, e fatemi dire, forse anche la domanda era veramente necessario farla rientrare così di fretta, se poi la stai facendo un po' navigare a vista. Secondo me lei non è inutile, perché comunque interagisce sempre con le donne principali dello show.
secondo me la stanno tenendo un po' calda perché penso che lei sarà nel War Games quando accadrà. Match, tra l'altro, secondo me ieri al posto di Triple H c'era Teddy Long perché i primi due match sono stati tag team match. Normale, buona vittoria finalmente delle Damage Control perché diciamo, la loro gestione è stata un po', dopo un grande inizio, hanno un po' premuto sul freno, è stata un po' altalenante, però comunque la vittoria di ieri può essere molto d'aiuto. Non sono tanto d'accordo nel fare il match tra Bianca e Bayley settimana prossima, anche se bisogna sempre, in questi casi bisogna sempre mettere punto interrogativo perché magari potrebbe anche finire per squalifica o comunque non manco iniziare, cosa che diciamo non farei perché c'è la squalifica l'accetterei, ma tipo fare manco iniziare il match non sarebbe un po' da vecchia WWE che promuoveva una cosa e poi non la faceva affatto. Io avrei fatto piuttosto un Bayley contro Candice, perché comunque Candice aveva battuto Bayley, e quantomeno facevi un match number one contender e poi conservavi la rivincita uno contro uno per Crown Jewel. Sì, poi bisognerà vedere se a Crown Jewel vorranno portarlo Bayley contro Bianca. Io credo di sì. Ormai anche il wrestling femminile, insomma, è stato sdoganato, anche se Lottano in tuta, però va bene, meglio di niente. sì, quantomeno qualcosa anche in questo senso si smuove, e qui ci sarebbe da fare un intralive su un tema così importante, però Sì, beh, saremo qui fino a settimana prossima. sì, e credo però, come dicevate voi, che la strada è tracciata, no? Cioè, sembra abbastanza inevitabile che prima o poi Bayley debba prendersi il titolo, e forse sarebbe il caso che sia più prima che poi, perché poi alla fine, nell'ultimo pay-per-view, io ho trovato che ci potesse stare l'idea di far vincere, anche se so che molti non la pensano così, e qua abbiamo il Matteo, che non so se è il Matteo che conosciamo noi, che dice: Fabione, che te ne vuoi privare di un'altra umiliazione alla Pamelona Nazionale? In effetti, quella sconfitta è stata un po' cocente, no? Quindi ora forse è arrivato il momento di qualcosa di più per la bella Bailey, Anche anche perché Bianca. se Bayley perde, poi alla fine le damage control stanno lì a fare niente, perché ok, c'è cioè Dakota e io Sky che difendono le cinture, però Bayley farebbe tanto diciamo, voce grossa, però senza ottenere niente. Sì, senza contare che poi anche il regno di Bianca Belair non ha nulla di così eccezionale da non poter essere messo alla fine. Ma poi più che altro, cioè a me sta piacendo molto il regno di Bianca, però alla fine al titolo da WrestleMania, cioè sono passati comunque più di 6 mesi, ci sta assolutamente a farlo finire. Sì, ci sta. E poi Carlo ci dà un rumor, se lo potremmo definire, deve Sì, tornare l'ho anche Charlotte, letto anch'io. e pare si parli di un match con la Belair. L'abbiamo già visto, tra l'altro, se non sbaglio, tra le due, No, quindi non l'hanno. Forse in qualche incontro così settimanale, forse non ha, o tag team match, credo. no, io ricordo un match a Raw dove avevo letto un po' di critiche perché avevano fatto tanta azione acrobatica e poca concretezza in realtà, però anche io ricordo un match, Carlo dice a DQ, finito per DQ a Raw, anche io ricordo Qua qualcosa. mi esce tipo sì, Raw dell'anno scorso e poi febbraio 2020 ma NXT. Ah, ok, Però quindi vabbè, sono incontri, cioè, certo, sì, secondari. meno. Secondari. Vabbè, poi sono due lottatrici che possono tirare su una signora contesa, direi. Quindi Comunque, anche se c'è Charlotte eventualmente per WrestleMania, ciò non toglie che comunque qualche mese di regno a Bayley glielo puoi far fare tranquillamente. assolutamente sì. Anche se Bailey la vedete da regno breve? Questa Sì. Bayley sì, secondo me. Sì. E quindi si metteranno il cuore in pace i nostri fan di Baby, di Pamelona Nazionale. No, ma Poi anche sarò perché, Mario. No, vai, scusami, scusami. se, riallacciandomi un po' al messaggio che hai messo in evidenza prima di Carlo, se non sbaglio, che diceva che il pubblico è molto freddo nei confronti
di D'accordo. Dakota e di Yo-Sky. A me comunque sembra che sia freddo in generale, anche verso Bailey non è che c'è tutto questo entusiasmo. E non lo so, forse live viene anche un pochettino percepito come un ennesimo tentativo disperato di prendere questo controllo che viene un pochettino millantato anche nel nome della stable. Però non, cioè, ho visto platee molto più entusiaste per Bailey. Cosa Sì, che adesso invece non vedo in generale. basta pensare quando sono tornate, no? Che sarà stato anche l'effetto sorpresa, ma insomma, fu diciamo, una reazione piuttosto clamorosa. Sì, hanno avuto un pop incredibile a SummerSlam. Secondo me anche la colpa tra virgolette, che secondo me Bailey, per la carità, non per colpa sua, perché comunque l'infortunio che ha avuto è stato molto grave, però da quando è tornata sia sul ring, sia a livello di personaggio, il talento c'è, ma non brilla come prima, come lo faceva per esempio nella pandemia. Sì, tipo a scuola può ma non si applica. Allora, sul ring ti do ragione, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, c'eravamo Non è addentrati. una pippa, voglio dire questo, non è una pippa. No, certo, ma anch'io infatti ci eravamo addentrati in un territorio anche un po' scosceso, dove appunto avevo detto anch'io che delle quattro Horsewoman, ad esempio, personalmente era quella che mi convinceva meno, però sul personaggio secondo me invece è tornata bene. Diciamo che forse è più forse su ring che giustamente deve ancora un pochino riprendere la forma e qui io Carlo però mi dissocio perché altrimenti qua mi fucilano la prima live che dico che vedi c'ha la pancetta qua mi tagliano fuori. Vabbè, è un essere umano anche lei, ci sta. Poi Chi se vabbè, ne non parlare a me di frega? pancetta, che io ho proprio il ciambellone, quindi lascia stare. C'ho tutta la scrofa, quindi io parteggio per la pancetta. È vero. Beh, Matteo, in effetti ha ragione anche lui. Cioè. Anche se devo dire che la stable è già di per sé importante, no? Però è vero che su di lei hanno giocato un po' in maniera un po' bislacca, passatemi questo termine, no? Cioè, te la pusho forte, poi perde quel match importante, il modo in cui lo perde anche, no? Insomma, queste sono cose che poi il pubblico un pochino percepisce, inevitabilmente. Anche la questione stable avrebbe un certo peso, una certa importanza se le altre componenti della stable avessero una certa levatura a livello di nomi, a livello di visibilità e di popolarità. Alla fine sono due ex NXT che erano sparite da un po' e sono ricomparse come sue gregarie. Quindi anche qua nel fatto della stable non è che ci sia tutta questa eccezionalità, secondo me. Ok. Questo, alla fine le donne ci fanno parlare sempre tanto, nel wrestling, anche se poi la WWE qua gli ha dato un po' meno spazio questa puntata, però alla fine è andata. Allora ci spostiamo su un altro, ecco qua si comincia a parlare di ritorni e qui insomma, No. vabbè, che reazione che hai avuto. Ma no, perché non l'ho odiato, però ci sono molte cose che non mi sono piaciute di questo. Vabbè. Allora, sì, intanto va bene, era già arrivata un po' la notizia nel corso dei giorni precedenti che ci sarebbe stato di nuovo JBL on screen e JBL si sarebbe portato dietro un wrestler da rilanciare in quel di Monday Night Raw. Tutto legato agli avvenimenti cui hanno parlato i nostri esimi colleghi ad un print, cioè il passaggio di Rey Mysterio nello show blu, e qui di conseguenza una sorta di trading interno, diciamo, ha fatto la WWE, e ci hanno portato questo pacco regalo meraviglioso di cui parlare tutti i martedì, che risponde al nome di Baron Corbin. Ora, devo dire che a me ha convinto molto, cioè l'introduzione di JBL mi è piaciuta, e trovo che ci siano anche delle grosse affinità tra i due personaggi, con le debite proporzioni, parliamo di periodi di wrestling anche diversi, però se ci pensate sono due che in quanto a farsi odiare per mille motivi, vuoi perché non sanno stare benissimo sul ring, vuoi perché sono proprio odiosi, e diciamo che ci riescono. E qui ce lo stanno un po' ripushando, il buon Baron Corbin lo hanno tirato un po' via da quella situazione di impasse che aveva ormai a SmackDown.
Il promo introduttivo è stato, come dicevo, a mio parere, anche piuttosto convincente e è arrivato Baron Corbin a tire modificato rispetto a, o almeno parzialmente modificato, e match contro Ziggler. Match che io ho trovato interminabile, però questo Siamo in due. però poi vi chiedo anche a voi, cioè io ho trovato molto lungo, più lungo di quello Troppo. che poteva e doveva essere. E vabbè, end of day, vittoria per Baron Corbin, abbastanza inevitabile, anche perché Ziggler ormai insomma, è sempre lì per buscarle, per mettere in rilievo altra gente. Voi siete contenti di Baron Corbin a Roma? Come avete trovato questa introduzione? Pensate che JBL verrà affiancato sempre a Corbin oppure solo momentaneo? Vai, Voglio Ste. ancora dire. Allora, io forse questa è la cosa, anzi, è la cosa che non mi è piaciuta di più della puntata. Innanzitutto partiamo dall'attire perché Baron Corbin, Dominic ha chiamato, rivuole il suo attire indietro perché mi sembrava chiaramente un attire molto simile a quello di Dominic. Lato positivo, ovviamente, JBL perché, vabbè, JBL, per quanto non sia un grande fan, lui uno dei cattivi più, diciamo, più facilmente odiabili della storia recente della WWE. Quindi ci sta benissimo come manager. Tutto il resto, no, non ci siamo. Perché io pensavo, perché se vi ricordate, questo è un proseguimento di quando, se non ricordo male, a SmackDown ci fu la limousine di JBL e lui ci entrò dentro. E quindi pensavo, vabbè, ci sarà un repackaging di Baron Corbin. E ero contento che l'avrebbero poi affiancato a JBL, perché comunque JBL lo puoi interpretare un po' come Ted DiBiase negli anni 90, che lo mettevano insieme a qualsiasi wrestler il. Però, cioè, io pensavo sarebbe poi ritornato con una gimmick seria, comunque simile al Lone Wolf. E invece è tornato con la stessa canzone, le stesse movenze da Happy Corbin, e non è cambiato niente. E poi, come avete detto voi, il match con Ziggler è stato veramente troppo lungo, interminabile. Non l'ho lottato male, però dopo che ho visto tipo 3-4 kick out, ho detto ma non è possibile, cioè è un po' incoerente col promo di JBL. JBL l'ha presentato come questo è il futuro del wrestling, questo sarà l'uomo compagnia, eccetera. E poi ci metti 15 minuti a battere Dolph Ziggler, con tutto il rispetto. Bah. Cri? Sì, no, concordo con ogni parola, si è andati davvero abbastanza oltre. Ci può stare nella prospettiva del sì, c'è una sorta di repackaging di Baron Corbin, quindi ancora fatica ad arrivare a dei risultati, però onestamente troppo. Too much. Il match è durato troppo, ci sono stati delle parti che potevamo benissimo risparmiarci, che non avrebbero influito né in un modo né nell'altro. Diciamo che forse appunto l'unico modo per dargli un minimo di risalto rispetto agli altri è proprio JBL, perché Corbin da solo non si vende, è uno di quelli che non si vende. Ha già cambiato 3, 4, 5 gimmick, però è sempre lì. Poche mosse, jobba pure al tizio che scarica le transenne dai camion e via. E JBL è sempre comunque una garanzia, perché come sa farsi odiare, far odiare la gente lui, ce n'è ben pochi. Infatti anche il commento di Sesai Steen è d'accordo con te, cioè JBL è un grande heel, affiancarlo forse a Baron Corbin potrebbe essere una strada, una buona strada percorribile. Io non ho mai avuto una passione particolare per Baron Corbin, neanche quando era Lone Wolf, a dire la verità, perché l'ho sempre trovato sul ring estremamente macchinoso. Però è anche vero che il wrestling non è fatto solo di fenomeni, e anzi, ci vogliono anche un po' i mid-carder. Se lo costruisci bene, addirittura Chris dice pushatemelo seriamente. Ma Carlo come? risponde. Ma in questi Ancora, ha pure avuto un match anni per il quando? titolo contro Reigns che devi pushare ancora. Carlo dice mai. Ma Quindi tra l'altro c'è. lui penso che sia stato, Baron Corbin penso sia stato l'ultimo a schienare Roman Reigns, se non ricordo male.
Sai che No, non mi ricordo. perché se vi ricordate poi Roman Reigns sparì prima di WrestleMania e poi tornò già come se, quasi Tribal Chief. Sì, ah, sì, forse sì, forse sì. Nella bellissima faida del cibo per cani. Oh mamma. Mamma mia, me l'ero dimenticata, guarda, Che cosa adesso brutta. tra un commento e l'altro mi hai regalato questo momento di... Bene male che abbiamo già mangiato da un po'. È vero, ci sono stati dei match lunghi che magari... Ma qui... quindi tu dici che, Chris, che invece questo ci stava lungo. Ma io l'ho trovato davvero tanto lungo. Ma Dolph Ziggler, importante? No, no, cioè, ok, è stato campione NXT mesi fa, però dopo quello non ha fatto più niente. Salutiamo Gabri. Ciao. Sì, Corbin hanno fatto umiliare da Pat McAfee, è vero anche questo. Sì, no, ma poi comunque tra il match di per sé più il classico promo de stronzo razzista di JBL si è andati un po' troppo lunghi. Qui vabbè, Chris, abbiamo capito che Chris ha un debole per Baron Corbin, dai, quindi... Tanto li cantavano ancora Dumb Ass Corbin. Sì, è vero. Beh, però vedi, quella, io su questo devo dire che sono d'accordo con Alan, lo dice sempre. Se un cattivo riesce a farsi odiare, fa bene il suo mestiere. Quindi su questo mi sento di dire che Baron Corbin nel suo intento ci riesce. Sì, Poi lui è bravo. come se, forse diventa anche un po' secondario, no? Perché l'obiettivo, insomma, lo raggiunge. Quindi. E quantomeno è divisivo, perché già qua avete visto quanto, insomma... C'è stata un po' di disquisizione e è affiancato un altro che è bello divisivo pure lui come JBL. Vedremo se la strada sarà buona. Ora io nel mio piccolo, nel mio essere nuovo conduttore per questa sera, ho pensato a una roba un pochino diversa, no? Nel senso che magari ci focalizziamo sempre sugli avvenimenti più importanti della puntata, però ci sono state un po' di cosette secondarie avvenute, soprattutto nel backstage. E a cui secondo me la WWE ha voluto dare parecchio rilievo. Io volevo chiedervi quali di questi avvenimenti vi ha colpito di più e perché. E così, diciamo, facendo un po' di ricerca, abbiamo i vari siparietti di The Miz, che ha finto di essere infortunato tra un'intervista e l'altra, si sono inseriti poi Gargano, con un paio di, diciamo, faccia a faccia interessanti, perché si è parlato di un qualche mistero che nasconde The Miz. Poi abbiamo avuto Cora Jade, che ha fatto la sua scelta in vista di NXT, scegliendo Rhea Ripley. E direi, vabbè, Omos, abbiamo detto che roba altrui, anche se ce lo siamo sorbiti in un piccolissimo segmento, purtroppo. E poi Cameron Grimes, che si è scelto gli OC. C'è stata tanta interazione con NXT. Voi avete trovato qualcosa di interessante, o comunque che vale la pena mettere in rilievo rispetto ai temi principali? Ma a me è incuriosito abbastanza lo scambio tra Gargano e The Miz. Quella forse è la cosa che mi ha incuriosito di più, che mi ha dato più apertura verso le prossime settimane. Comunque non è per dire, ma no, noi abbiamo anche una diapositiva di The Miz. Eccola qua. Tiny balls. Alan, è tutta per te, anche se non ci segui, lo vedrai poi da un'altra parte, anzi sul nuovo canale YouTube di Open Wrestling, ricordiamolo. Giusto, giusto, giusto. E tu che dici, Ste, c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Allora, sono comunque contento delle continue interazioni con NXT, perché comunque la puntata di stasera l'hanno caricata abbastanza, perché comunque è quella prima di Halloween Havoc e poi comunque va testa a testa con Dynamite della AEW. A parte questo, sì, la storia di The Miz finalmente si è mossa un pochino perché comunque ha avuto The Miz che, ok, è un trucco che ha fatto mille volte, quello di fingersi infortunato, però è talmente stupido che comunque una risata me l'ha strappata. Bello comunque il coinvolgimento di Gargano. Perché quantomeno, come dico sempre, è bello che comunque un wrestler non interagisca solo col suo diretto avversario, ma ci sia anche queste, come nei videogiochi, le missioni secondarie. E Gargano potrebbe essere diciamo un tramite
in cui poi coinvolgere di nuovo Ciampa, perché penso che presto si spera che questa faida con Dexter Loomis finisca, più che altro perché poi le idee non ci sono più per far rapire e torturare The Miz. E poi magari si passa con la reunion dei DIY o prima Gargano che va in faida con The Miz e poi magari ritorna Ciampa. Per buttarla in caciara, perché sapete che ogni tanto a me piace, vi faccio vedere questo commento di Carlo che dice: De Miz ha fatto anche due film di Natale. E Ah, ecco. giustamente Matteo qua ci tira fuori una roba che si ricongiunge un po', Chris, se ti ricordi, al tema della settimana scorsa, perché ci dice: ma chi è il Boldi americano? E lì gli torna in mente il Me la Bella ciula, me la ciula. Ciula, Beh, Bella Ciula. però teniamo presente che il film di Natale che ha fatto non si chiama Palle di Neve, nonostante tutto. È vero, è vero, è Ok, vero. la smetto, se no finiamo come settimana scorsa. E mi Io dicono di volevo nuovo cria Riviola. Ma va, stavo cercando di non morire ridendo. di trattenersi. Io invece, come scrive anche Sissy Steam, volevo focalizzarmi su Grimes perché ho trovato che abbia avuto una reazione da parte del pubblico molto scarna. Probabilmente perché non c'è questa continuity, ce l'abbiamo molto noi che siamo magari fan un po' più hardcore, forse non ce l'hanno tutti, e quindi cioè, mi è sembrato un po' un arrivo, un po' uno sticazzi generale, se si può dire. Non so se un conduttore può dire una parola del genere, ma Sì, proprio non c'è. tranquillo. E mi è sembrato anche un po' così, un po'. Ed è un lottatore anche lui che secondo me deve trovare un po' la sua dimensione. Sicuramente affiancata al club, buttati ad NXT, è un'interazione per NXT che comunque ricordiamoci sempre, poi una realtà transitoria verso il main roster interessante. E dunque, poi qua ci Tra dicono. l'altro, solo io ho notato che durante Raw. Io l'ho visto stamattina già senza le pubblicità, eccetera. Però avrò visto tipo 5-6 spot della puntata di NXT di questa notte. Sì, lo hanno spinto un po', no? Ma è giusto. Mandato Comunque, fino all'infinito. sì, hanno creato tanta continuity, no? Anche Rey Mysterio che da Raw passa a SmackDown e spiega perché è andato a SmackDown, quella è una cosa che ad esempio ho apprezzato molto. Stasera i richiami ad NXT, quindi questo alla fine ci sta. E Però qui. se vogliono dare un senso al tutto, alla maggioranza del pubblico, spero che questo faccia parte di un percorso per riportare NXT, portare barra riportare NXT ad essere il terzo brand, perché altrimenti così è una cosa che archivi in fretta. Sì, e tra l'altro proprio oggi si parlava della possibilità di riportare NXT nelle grandi arene. Io sono il primo ad essere contento perché a volte anche gli speciali e i pay-per-view fatti, diciamo, nello studio, non lo so, li trovo a volte un po' freddini per certi versi, però è anche vero che il pubblico lo devi preparare a questi eventi, perché tanto economicamente, se no non te lo compra nessuno il biglietto, e poi perché la reazione, il pop del pubblico è importante, no? E se tu non crei interesse, poi è difficile riuscire a portarla avanti. Due Poi commenti. secondo me andrebbero bene anche arene di dimensioni normali, non tipo il Barclays Center, eccetera. Sì, certo. Sì, anche Sì, a un questo po'. punto avrebbe senso fare una cosa tipo per iniziare Raw e NXT insieme, SmackDown e NXT insieme. E poco per volta rendere NXT più indipendente come brand. Ad esempio, quando debuttò Keith Lee nel main roster, già tutti sapevano chi era. Stessa cosa per Nakamura, stessa cosa per ai tempi Aleister Black e tutta questa gente qua. Il motivo c'è, nel senso che c'erano spesso scambi, c'erano spesso degli interventi, c'erano delle cose che portavano anche il pubblico occasionale che può seguire Raw e SmackDown a conoscere questi personaggi. Ma secondo Quindi me concordo in parte perché secondo me la reazione le grandi reazioni No, ormai quel treno è passato, però non mi dispiacerebbe tornarci. magari Però quando no. tornare campione, quando tornare campione. Scusa, te No, l'ho interrotto. tranquillo. Ma secondo me quelle reazioni le hanno anche avute perché erano grandi nomi prima di approdare in WWE. Mentre invece questi qua nuovi, tipo
tipo un Bron Breakker, Cora Jade, eccetera, faticano ancora un pochino perché magari sono un pochino acerbi, ed è la prima volta che si misurano con questi show importanti. Eh già, bene, ora arriviamo alla coda finale dello show. Abbiamo ancora qualche capitoletto, magari alcune cose le abbiamo già in parte affrontate, ma sono quelle più divisive, secondo me. E partiamo da AJ contro Dominic, perché gioco forza qua, insomma, questo match è stato annunciato nel corso del promo iniziale. Il match è stato abbastanza a senso unico nella prima parte, poi le interferenze del Judgment Day hanno fatto la differenza, tanto da portarci a un bel roll up, eccoli, la critica preferisce esiliarsi da questo momento di discussione. Anche il nostro Don Z non ha voluto parlarne. Noi dobbiamo prendere, cara Cri, la croce, come si dice, e purtroppo ogni tanto lavoro un parolone, nel nostro divertimento ci dobbiamo buttare dentro anche queste robe qua. Purtroppo Dominic batte AJ Styles, arriva con un roll up. Io trovo che abbia senso, anche se, perché comunque devi preparare Dominic per Crown Ma Jewel. allora, cominciamo col dire le cose come stanno, che come al solito Rhea Ripley batte AJ Styles. Alzo le Perché mani. se non era per l'intervento di Ria, Dominic era ancora lì a provare a fargli il roll up. Che comunque, ribadisco, Dominic Mysterio è una pippa fotonica. Boh. Esteto, cosa dici? Allora, diciamo che questo match comunque è stato nulla di che, però comunque ha fatto con gli occhi del Don Z. Stavo guardando che, perché vabbè, è l'account del Don Z probabilmente, per quello che è comparso dopo. Diciamo che comunque è stato positivo che Dominic lavori con AJ, perché comunque AJ è uno che fa fare un match accettabile, anche un comodino. Non sono così drastico con Dominic, perché comunque rispetto a quando era con Ray vedo, diciamo, una crescita sia dal punto di vista del microfono, perché comunque sta prendendo dei fischi assurdi, e sul ring sì, concordo che è molto acerbo. Però secondo me se continua a lavorare con gente come i suoi compagni di stable o AJ, arriverà secondo me a un livello sufficiente o poco più. Quindi gli do tempo. La vittoria di Dominic con assist di Rhea Ripley ci sta, perché comunque devi dare vittorie importanti a Judgment Day, come dicevamo prima, ma anche in singolo, non solo in gruppo. E questa vittoria secondo me ci sta, anche perché AJ è un veterano, come detto prima, quasi fine carriera, quindi una sconfitta più, una sconfitta meno, non penso lo danneggi. Comunque è sempre AJ Styles. Io credo che qua il razionale si scontri molto con il sentimento. Però, allora, da un lato ha ragione Ste, perché comunque ormai AJ Styles sembra più lì per aiutare a costruire le superstar del futuro, i lottatori che potranno portare avanti la federazione nei prossimi anni. Il problema è che Dominic, che non dà l'idea di avere questa possibilità. Però è anche vero che se l'hai messo in quella stable, l'hai messo in quella condizione, poi devi anche lavorarci su. Magari avrebbe avuto più senso una vittoria contro un membro dell'OC, per dire, contro un Anderson, un Gallows, però diciamo che è una vittoria che fa male, ci fa molto male vederla. Io trovo che Dominic sia cresciuto un po' al microfono, almeno questa puntata l'ho trovato un po' più convincente. Sul ring effettivamente ci sono ancora delle lacune, anzi forse trovo che stiano facendo una sorta di sul ring per lui, cioè prima aveva uno stile più vicino al Luchadores, adesso che si è allontanato da Rey Mysterio, in qualche modo devono anche un po' allontanarlo da quello stile, probabilmente, e forse questo non lo aiuta neanche tanto, non lo so. Secondo me dovrebbero cambiargli anche il ring gear. E poi comunque il fatto di allontanarlo dal leg flying non vuol dire mandarlo sul ring proprio con una mano davanti e l'altra dietro. Cioè, piuttosto tienilo ancora fuori dalla questione match uno contro uno e lavoraci un pochettino di più, perché non puoi semplicemente togliere l'high flying e basta. Perché che l'high flying non fosse cosa sua,
evidente, perché comunque anche la fisicità non si Assolutamente. presta per leg flying. Anche se tutto sommato non lo gestiva proprio malissimo. Però è chiaro che nel togliere devi compensare quello che togli. E Certo. non lo puoi mandare a fare degli squash semplicemente un po' più lunghi. Non ha senso. Né per lui, che comunque il nome, il cognome Mysterio gli servirà fino a un certo punto, se non c'è una resa sul ring. E due, perché è proprio brutto da vedersi questo. La Cree ha proprio un odio spasmodico. Vediamo un po' Ah di no, altro. ma assolutamente, ma ci No, mancherebbe, vabbè. perché dovrei avere un odio. Odio, Però odio non mi gioco. piacciono le cose fatte male, ecco. Cioè, il fatto di doverlo mandare sul ring per forza, se non è all'altezza, se non è in grado, perché? Secondo me si è visto molto peggio, anche si è visto molto peggio come figli d'arte. Io trovo che all'inizio aveva quasi stupito, se vi ricordate, i Con primi match. Rollins. Nel match con Rollins ha stupito tantissimo. C'è stata un po', non so, un'involuzione, Si è adagiato. potrebbe. Ora, ad esempio, se Sting dice Dominic vinse per squalifica contro Edge, vi ricordo, stanno cercando di aiutarlo nella sua crescita, solo che deve migliorare un po' nel ring. Infatti questo è abbastanza un commento mediatore, cioè proviamo a dargli ancora tempo, queste vittorie Ma si spera che sicuramente. servano per arrivare poi a quello, no? Però vedi che Carlo addirittura paragona questa vittoria a quella No, no. di Reigns che ha sconfitto Taker a WrestleMania. Beh, diciamo Quella che anche lo scenario fu una bestemmia vera e propria, però. e le condizioni sono un po' diverse, dai. E vabbè, è anche vero che con Rollins è più difficile far male, perché insomma, parliamo di una Però solita. anche con Styles, Anche con infatti. Styles. Anche se ti ricordi, Stene, abbiamo parlato tanto nella Road to WrestleMania. Styles non ha convinto con Edge, ad esempio, dove comunque, insomma, Secondo possibilità me lì, per brevissima parentesi, è perché a volte i problemi con i match di Edge è che a volte sono troppo lunghi, quindi magari non si sono trovati su quello. Chiusa parentesi. sta. bene, scorriamo via veloci, passiamo brevemente, perché ne abbiamo già un po' parlato, all'attacco massivo, e qui i riferimenti vi coglierete, carino, comincia a diventarmi rossa, perché il buon Miz da codardone, quale ormai ci ha insegnato ad essere, anziché andare direttamente contro Loomis, lo ha attaccato a sediate prima del match, di fatto evitando la contesa. Contesa che, ricordiamo, sarebbe servita per determinare l'arrivo in pianta stabile a Raw da parte di Dexter Loomis. A questo punto la domanda è: il match è soltanto rinviato? Se sì, sarà rinviato in Arabia? Perché sull'esito non ve lo chiedo neanche, perché credo qualora ci sarà il match il risultato sarà scontato. Ma la vera domanda è: ce l'avremo Loomis a tavola a Natale con The Miz e famiglia? Ma sicuramente sì, anche seduto a capotavola, se gli girano un pochettino di più i 5 minuti, scusami. Sì, no, diciamo che fa fede il discorso che ha fatto Gargano ad Amiz nel backstage, quando gli ha detto: tu veramente pensi di averlo messo fuori gioco così a Dexter Lumis? L'hai reso solo più forte, e io aspetto questo più forte. Dubito che sarà una cosa da Crown Jewel. Magari sarà in un altro show settimanale, però il confronto sicuramente ci sarà. E per The Miz la vedo dura. The Miz dovrà cacciare fuori le Palle. versione mini, perché dopo l'attacco di oggi ha Dopo che dimostrato le che avevano sgonfiate settimana ma scorsa. sai, Miz, la prima carità è quella di casa, ma Riz vede più di quello che è. Però secondo voi, secondo te, perché Gargano parla di una verità e potrebbe questa verità coinvolgere ad esempio Ciampa, che non vediamo da più di un Sono mese? un mese e mezzo, un mese, sì. Sì, tra Cioè. 1 settimana e 1 mese, credo. Ma vorrei L'ultima che fosse volta, inopportuno. forse 3 settimane fa. Ma guarda, ti dico, penso perché tutto si conduce a
ai tempi di NXT, The Way, quindi magari puoi dire che in qualche modo Gargano è amico di Dexter Lumis, quindi sa bene cosa potrebbe fare. Concordo con Cree nel dire che secondo me questo match non sarà la Crown Jewel, perché secondo me c'è una data perfetta per Lumis contro The Miz. Quest'anno Halloween è il 31 ottobre, lunedì, no, che dico, Halloween è È lunedì, sempre il 31 ottobre. Halloween è 31 ottobre ed è un lunedì, quindi nella notte tra il 31 e il 1 novembre ci sarà la puntata di Raw, penso sarà lo speciale di Halloween, e penso che quel match calza a pennello. Poi vabbè, le puntate di Halloween non sono mai nulla di che. Però se vuoi fare proprio un match importante in quello show, fai un match, che ne so, la casa infestata o lo street fight con le zucche, così, e Forse avevano fai già fatto qualcosa, no? Con lui, un tra l'altro, mi Cameron pare. Grimes, sì. Con Cameron Sì. Grimes. Però almeno sono contento che questa storyline, dopo un immobilismo di un mese con gli attacchi, i rapimenti e tutto, finalmente è una svolta, perché sennò, come ho detto prima, le idee finiscono, non può rapirlo ogni settimana e poi settimana dopo ritorna come se nulla fosse e viene rapito di nuovo. Vero, e poi vabbè, qui ci si domanda a proposito Ciampa e Owens. Beh, tanto Owens, come ci Buonasera. dice Carlo, sarà stasera ad NXT. È stato annunciato peraltro con un tweet, no? Se non ricordo male, con una cosa fuori, chiaramente fuori show. E Carlo ci ricorda che Ciampa non si fa vedere dal casino che ci fu in Florida, credo ci sia All'uragano. quell'uragano, sì. E benissimo, quindi, dato che poi ne abbiamo anche già parlato abbondantemente, comunque ci ha regalato cose un po' meno interessanti questa settimana, la situazione relativa a The Miz, arriviamo al main event e a quello che è successo poco prima del main event. E la domanda è: chi vuole camminare con Elias? Elias arriva sul ring, No. si presenta la Creed, la buona metallara, si Mi è presenta. simpatico, mi è sempre stato simpatico, anche se anche lui è un po' pippetto, però vabbè, dai. Si presenta sul ring con doppia chitarra e pianola. Non ho capito francamente molto questa questione della pianola. E io ho trovato il segmento poi è proseguito con un'interferenza, interferenza, va bene, neanche, insomma, si è inserito nella situazione goliardica e il buon Riddle, i due hanno fatto un breve siparietto sul ring e poi, diciamo, poco prima che iniziasse questa canzone suonata anche maluccio, direi, con la pianola. È arrivato Rollins, ha interrotto tutto giusto per il gusto di rompere i cosiddetti e dare via al match. Prima di passare al match, vi chiedo: uno, vi mancava Elias? Due, secondo voi ce n'era bisogno? Tre, dove può arrivare Elias e quanto ci puntano a questo punto su Elias? Ma io penso che oltre il mid-carding non possa andarci, non avrebbe senso farcelo andare. Perché né come personaggio né come background suo non può andare tanto oltre. Cioè non è come McIntyre, che mi ricordo che erano sia lui che Elias i guardaspalle di Shane O'Mac parecchi anni fa. Però Drew McIntyre ha fatto un percorso che l'ha portato a migliorarsi, mentre Elias, bene o male, è sempre rimasto fermo a quel punto. Ha avuto una discreta faida con Jeff Hardy, però poi è morta lì e Che a non se ne fa momenti più. moriva Elias. Sì, mi ricordo quel mega incidente, che caspita era successo, adesso ho un po' i ricordi Sì, confusi. che poi si era mischiato con la realtà perché pensavano che Jeff Hardy fosse ubriaco. Sì, invece sta a vedere che una volta in vita sua era sobrio e è andata così. Però ecco, mi sembra che né da parte della federazione né da parte di Elias ci sia mai stata la ferrea volontà di fare quel passo in più. Quindi per me rimane lì nella parte medio-bassa della card. Sì. Per me sono tre no, come X Factor. È accaduto quello che pensavo, ovvero che appena sarebbe finita la storyline del dualismo Zeke, Elias, sarebbe
sarebbe poi tornato nell'anonimato il wrestler, più che altro perché Elias, mi ricordo che 2019-2020, io dicevo sempre che Elias equivale alla pausa bisogno, ovvero perché tanto i suoi concerti erano sempre gli stessi, poi appunto sul ring è veramente anonimo e quindi non mi è mai piaciuto Elias, era... Lo trovavo una noia mortale come personaggio. L'unico momento di brillantezza, anzi, gli unici momenti di brillantezza che io mi ricordo sono stati a WrestleMania con John Cena, quando, se vi ricordate, si spensero le luci, si pensava fosse Undertaker, poi invece era Elias. Poi l'anno dopo con il Dr. Octagonomics, e poi anche il promo che fece con Owens, che insultò i Seattle Supersonics e si prese una marea di fischi per 10 minuti. Però a E parte poi ricordiamo i quello... veri momenti belli, non so se riesco a farvelo vedere. Ah sì, Qua. Questi indimenticabile. battiti epici. La famiglia Elias. Famiglia. Eh sì, Lui è... Carlo dice quello che dici tu, vedi? Cioè che comunque in qualche modo Sì. sì, lui ha fatto varie intromissioni. Io lo trovavo più interessante da heel, Elias, devo dire Sì, la verità. ma lui rende... Perché, più che altro perché... Almeno da Hill può insultare la città, comunque generare un po' di reazioni. La festa è abbastanza cringe. L'unica cosa che mi è piaciuta, ovviamente, quando c'è Riddle, Stoner Humor, con Riddle che dice: ho portato i bong, vuoi hit my bong? Sì. E qua si potrebbe My tornare. bones are massive. Ecco, a proposito di bongs e di palle, abbiamo Matteo che la tocca piano. Ci ha trapanato i cosiddetti cabassisi. Beh, in effetti, diciamo che è un po'. Io lo trovo un po' troppo vecchio stile come gimmick, no? Però c'ha anche tanti estimatori. Se Sistina, ad esempio, lo apprezza, addirittura ci ricorda quello qui là, è scoccognato da John Cena, è vero, perché comunque in un primo momento, secondo me, lui ci aveva anche puntato molto. È vero che così, però, come Elias magari è un personaggio un po'... Che o lo si ama o lo si odia, anche lo stesso Riddle ha un po' questa connotazione, perché questa roba qui, no, del fattone che lotta a piedi scalzi, quindi sono poi i lottatori che è anche giusto forse, no, che creino differenti, diciamo, approcci da parte dello spettatore, anche se poi ce li vogliono spingere in maniera più face o meno face. Riddle era più odioso all'inizio, quando lo facevano perdere spesso, gli facevano sempre fare la figura del coglione. Da quando ha iniziato a fare il team con Randy Orton, l'ha reso molto, sì, sempre un po' stone humor, ma comunque anche molto, molto bravo nel fare il lottatore serio e comunque ti può anche aprire in due sul ring. Sì, a me per dirla tutta stava sulle balle già NXT, a parte un piccolo siparietto un pochettino più simpatico quando era in tag con Pete Dunne, attualmente Timothy conosciuto Thatcher come forse. Butch, Non è quando ha Timothy avuto Thatcher. la rivalità con l'Undisputed Era. Quello forse è il Ah sì. momento in cui più o meno l'ho sopportato. Ma No. il condanno era clamoroso, in effetti quel tag team funzionava. Era stato, se non ricordo male, anche una cosa un po' estemporanea, perché poi non durò tantissimo, però era stato una... Avevano costruito qualcosa quantomeno di interessante. Lui, secondo me, ci puntavano tanto, poi si sono un po' arenati, ma vabbè, già che stiamo parlando di questo, a questo punto direi di scalare sul main event, che appunto riguarda il titolo USA, US Title is on the line, match tra Riddle e Rollins, direi unico match che veramente merita di essere un po' considerato anche tecnicamente di livello, nel senso che i due sono comunque due, insomma, diciamo che sulle capacità dei due effettivamente, e anche sulla chimica, perché forse l'unico passo mezzo falso, che poi a mio parere non è stato poi così brutto il match nella gabbia di Extreme Rules, però
nell'insieme ci hanno comunque regalato match di qualità e questo, secondo me, si è confermato tale. C'è stata la vittoria da parte di Seth Rollins, causata però parzialmente dall'interferenza di Elias, che già nel corso del match comunque no, era stato un po' invasivo, mettiamola così, con una ginocchiata, qui voleva intervenire a sfavore di Rollins, invece insomma crea fa un pasticcio sostanzialmente. Peraltro, come se Elias buttato già in zona, comunque nel match del main event, anche se non lui coinvolto, però hanno riservato una parte importante della card Sì, beh, in zona trapanamento, come diceva prima, chi era Sasi, forse, non mi ricordo. in zona trapanamento, è vero. Zona trapanamento, E zona quindi rimettacolo a valle. sì, poi alla fine Rollins ha la meglio su entrambi perché assesta lo stomp della vittoria su Riddle, assesta uno stomp aggiuntivo sul buon Elias finché poi non interviene e qui ci ricolleghiamo, no? E forse questa è una delle attività più belle della WWE, quando c'è Triple H che c'è sempre una certa continuità. Ci ricolleghiamo all'inizio puntata, arriva Ali e insomma si dimostra essere quel problema, quel fottuto problema di cui forse Seth Rollins non aveva bisogno. Che ne dite sia del match che dello sviluppo con delle previsioni anche in vista dell'utilizzo di linee, abbiamo già parlato, insomma. Chi di voi? Ma no, il match è buono, anche se secondo me è inferiore rispetto al precedente di Clash of the Castle, però vabbè, è normale, è uno show televisivo, avevano Sicuramente. poco spazio. Però in questo modo hanno protetto Riddle, perché comunque ha perso, però c'è stato un casino assurdo. Io sono sempre convinto che facciano un Fatal 4-Way, perché almeno fai la imposti così, tutti e tre sono alla caccia del titolo di Rollins e quindi si crea un po' di zizzania tra i tre e almeno fai degli scambi un po', fai diversi scambi durante le prossime puntate, quindi fai Riddle contro Ali, che tra l'altro sarebbe anche un signor match, Riddle contro Elias, vabbè, comunque con quattro atleti coinvolti in un match in pay-per-view, quantomeno hai la possibilità di riempire le puntate facendo scambi tra di loro. Bello co come si è concluso lo show, con Ali che finalmente ha una ribalta, e come abbiamo detto prima, lo stanno ricostruendo bene. Non credo ambirà a molto, però comunque può consolidarsi come uno dei mid-carder più interessanti. Sì, sono d'accordo con quanto ha detto Stefano. Forse il Fatal 4-Way non lo vedo molto, per mia idea personale, non lo vedo come un possibile traguardo per Crown Jewel o comunque anche per altre occasioni. Però ecco, questo variare, questo accendere i fari su più papabili avversari è una buona cosa perché allarga di molto quello che fino adesso è stato un cerchio ristretto. Anche perché, torniamo un po' sempre al solito discorso, che poi alla fine ciclicamente trattiamo in chiusura di puntata, quando ti manca la difesa o la presenza anche soltanto del campione indiscusso, chiaramente devi dare rilievo a qualcos'altro. Secondo me una delle cose che Triple H ha fatto meglio da quando è tornato è stato ridare peso e importanza ai titoli secondari, il titolo intercontinentale al SmackDown e il titolo degli Stati Uniti, che come ci fa notare anche se esistina, è stato difeso spesso a Raw con match di qualità, perché anche quello tra Lashley lì fu una buona contesa. E quindi, insomma, se non altro stanno facendo, direi, la cosa giusta. Qui intanto abbiamo Matteo che dice, prima del match di stanotte si diceva che avremmo avuto la bella in Arabia con Rollins e Riddle, stavolta col titolo in mezzo. In questo caso mi sarei purtroppo aspettato che Riddle avrebbe vinto il titolo al PLE. Ben venga, così, se così non dovesse essere. In effetti, lo sviluppo di stasera fa pensare piuttosto a un Fatal 4-Way, se proprio dobbiamo pensare ancora a un coinvolgimento di Riddle, altrimenti triple threat o addirittura match secco con Ali. Bene, quindi direi che se non abbiamo più nulla da dirci dopo 1 ora e 28 di spero intrattenimento, spero insomma che vi siate tutti divertiti, per me è stato un piacere, ringrazio ancora
Innanzitutto Gian e Adri che mi hanno dato questa opportunità, ma soprattutto ringrazio gli amici e compagni di stasera, Chris, Miss 1000 Grazie a te. e Big Time Stay. Grazie, bravissimo Fabio, hai fatto, secondo me hai fatto un ottimo lavoro oggi. Ringrazio. E saluto tutti quelli che ci hanno seguito stasera, è stata una bella puntata. Assolutamente, tanta gente ha scritto. Se posso, faccio la piccola marchetta come al solito. Sabato sera, se non avete impegni diversi, vi aspetto insieme a Gianmarco al Big Red Machine, al Blueprint. Ah, ci tradisci? Eh sì. Ci tradisci con lo show blu. Eh Ah, sì, brava. però te l'ho detto prima, quindi. Però Brava, brava. No, vabbè, ci sta. vedi, il mio cuore è rosso, infatti subito ho detto Big Red Machine, Sì, quindi. sbagliato. Vabbè, ma d'altra parte siamo una grande famiglia. Il bello di Open Breast in TV è proprio questo. Esatto. E quindi, a proposito di marchette, domani Next Big Thing con insomma, tutti i preparativi in vista di Halloween Havoc, poi ci sarà anche All About Elite, Pro Wrestling Culture, insomma, fino ad arrivare poi, come ci diceva Cri, a sabato con lo show dedicato a SmackDown. Quindi direi che è tutto per stasera, vi auguro un buon proseguimento, restate con noi i prossimi giorni sempre qui su Open Wrestling TV. Ciao a Ciao. tutti! Ciao.